questo progetto nasce dalla volontà di voler dare la parola ancora una volta alle donne, proprio nell'anniversario della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne. Mi è stato chiesto da parte di questa associazione, che è appunto Ingenio, di realizzare un workshop basato proprio su questa tematica, sulla tematica della donna oggi. Immediatamente ho accolto di buon grado questa proposta, proprio perché ho avuto l'occasione di poter partecipare a un progetto che abbracciasse una comunità, quella che vedete alle mie spalle ad esempio. Sono donne e uomini che in qualche modo hanno subito una violenza, non necessariamente fisica, o quantomeno non tutte, però sicuramente hanno delle ferite appunto da rimarginare. E allora così è venuto fuori il progetto dal tema appunto cicatrici. Questo è un tema a me molto caro. Penso che con l'ago e con il filo si possa dire tanto. È come se per queste donne oggi l'ago diventasse la spada, il ditale è lo scudo, e il mezzo è appunto il filo. Il rosso è fondamentale perché è il colore del sacrificio. E noi oggi vogliamo dire di no alla violenza contro le donne, perché nell'unico modo che noi donne sappiamo fare, quello di ricucire le proprie ferite. E infatti il progetto è nato praticamente dall'idea che ho di creare proprio una nuova pelle, come a dare una seconda opportunità a tutte le donne che sono state lacerate. Infatti stiamo realizzando un arazzo fatto tutte insieme, quindi ognuno di noi ha portato qualcosa di nostro, appartenuti a noi donne. Quello che ne è venuto fuori sono delle stoffe di indumenti intimi, quindi collant, reggiseni, mutande, sottane, gli indumenti che sono al primissimo contatto con la pelle, con le gambe, col seno di una donna, per cui questi indumenti diventano per me emblematici. L'arazzo che ne verrà fuori ancora è in costruzione, per cui sostanzialmente nemmeno io so esattamente come sarà, però ci credo molto in questo lavoro. C'è anche molta unione, non ci conosciamo, ma è come se ci conoscessimo da tanto, perché alla fine con ago e filo noi donne siamo tutte sorelle, ci sentiamo accomunate da tutto questo. Il 25 poi verrà esposto il lavoro finale, verrà esposto proprio in questa sala. Sarà come un panno steso al sole. Sono sicura comunque che verrà fuori un bel lavoro, perché comunque c'è una bella energia e questo è importante. Sicuramente essere qui oggi è importante, perché come artista mi permette di dire la mia su questa tematica, non solo come donna e come artista, ma proprio come essere umano. E Ingenio è stata una bella sfida. Mi sento di ringraziare la città di Torino che mi ha ospitata. Ringrazio sentitamente il progetto Ingenio che mi ha dato il luogo dove poter svolgere questo lavoro. Tutti quelli che hanno collaborato con me. Ovviamente ringrazio la Direzione dei Servizi Sociali e il Servizio Disabili che mi hanno fornito la mano d'opera necessaria per realizzare questo progetto. Poi il gruppo Dritto e Rovescio che diciamo, hanno passato qui le giornate, tutte queste donne hanno passato le giornate qui con me. Ringrazio per l'opportunità, perché alla fine per me è importante lavorare sul sociale con tematiche alla fine che toccano tutti, ma a livello proprio archetipico direi.
proprio come il cucire, come il tessere. Speriamo porti bene.